Una buona giornata, una buona giornata dalla redazione di Live TV. Apriamo il nostro telegiornale purtroppo con una ennesima tragedia sulle strade bresciane perché ieri sera attorno alle 21:30 c'è stato un tremendo incidente sull'autostrada A4 tra i caselli di Desenzano e Sirmione. A perdere la vita un bresciano di 68 anni. Drammatico incidente nella serata di giovedì nel tratto autostradale della 4 compreso tra i caselli di Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Un uomo di 68 anni Bresciano ha perso la vita andando a schiantarsi con la sua macchina contro un tir fermo in una piazzola di sosta. L'uomo è morto sul colpo, drammatica la scena che si è presentata dinanzi ai soccorritori accorsi immediatamente sul luogo dell'incidente. La Volkswagen Golf, condotta dal 68enne, era accartocciata sotto il tir fermo in una piazzola di sosta all'atto della corsia d'emergenza. L'auto si è letteralmente infilata sotto il rimorchio del camion e l'abitacolo è stato falciato. Per il 68enne non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato attorno alle 21.30 di giovedì sera. Ancora da chiarire le cause del sinistro, da non escludere una distrazione o un improvviso colpo di sonno. Dall'inizio dell'anno è la nona vittima in autostrada nel Bresciano. Rimaniamo in tema di cronaca perché sono in corso gli accertamenti per stabilire le responsabilità dell'incidente nautico costato la vita a Greta Nedrotti e a Umberto Garzarella. Lavoro anche l'ex comandante dei RIS di Parma, Luciano Garofano. Sentiamo. Sono in corso le verifiche e gli accertamenti tecnico-scientifici sui natanti coinvolti nell'incidente nautico avvenuto la notte del 19 giugno scorso nelle acque del lago di Garda, costato la vita a Greta Nedrotti, studentessa di 25 anni, ed Umberto Garzarella, 37 anni, tecnico caldaista. I due giovani, lo ricordiamo, sono stati travolti ed uccisi da un motoscafo a riva sul quale erano presenti due turisti tedeschi. I militari del RIS di Parma hanno iniziato la comparazione fra i resti linei trovati sull'acqua sull'acquarame e la piccola imbarcazione di legno distrutta nell'impatto. C'è stato anche un confronto tra le fibre prelevate dal motoscafo e quelle dei tessuti e degli indumenti indossati quella sera da Greta ed Umberto. Attesa per l'analisi delle impronte prelevate sul volante, delle manette di marce e acceleratore del motoscafo dei due manager tedeschi. Nei prossimi giorni, alla presenza anche del consulente delle parti offese. Ad aver nominato l'ex comandante Luciano Garofano, verranno eseguite anche queste indagini. Attesa, inoltre, per le analisi sui telefonini sequestrati i due indagati nelle fasi successive all'incidente. Dai tabulati, gli inquirenti potrebbero stabilire in modo chiaro le responsabilità. E a proposito di indagini continua l'attività investigativa per far luce eh, sul ferimento che è occorso, lo ricordiamo, sabato scorso all'esterno di un bar di via Violino. Di sopra ci sarebbe un altro indagato, sentiamo. Aumenta il numero degli indagati nel ferimento con un colpo d'arma da fuoco di Enrico Valotti. Si tratterebbe del barista del G&G Caffè, il quale nelle prime fasi successive al ferimento dell'elettricista incensurato aveva avvallato la versione del feritore, quella cioè di un colpo partito in modo del tutto accidentale da una pistola appoggiata sul tavolo del bar di sua proprietà. Il titolare del locale, al violino di sotto, si è recato in procura raccontando quanto accaduto quella sera. G.L., le iniziali del possessore della pistola e colui che ha sparato i due colpi d'arma da fuoco, è ora indagato a piede libero per tentato omicidio e detenzione illegale d'arma da fuoco. Nuovi dettagli sono emersi anche sull'arma che avrebbe ferito Valotti: si tratta di una calibro 22 acquistata da un immigrato per 400 euro, ora sequestrata e inviata alla Polizia Scientifica di Milano per i rilievi e per cercare di risalire la sua provenienza. La versione del ferimento accidentale sarebbe stata anche confermata dallo stesso Valotti, raggiunto, lo ricordiamo, da un proiettile che gli ha procurato lesioni a stomaco, milza e pancreas. Il 53enne è ancora ricoverato all'ospedale civile di Brescia, ma fortunatamente non è più in pericolo di vita. Si aprirà ad ottobre invece il processo a carico dei due Novax accusati dell'attentato incendiario al Lab di Via Morelli. Si aprirà ad ottobre il processo a carico dei due indagati per l'attentato incendiario al centro Covid di Via Morelli. Si tratta di Paolo Pluda, 52 anni, e del 51enne Nicola Zanardelli. Il PM Francesco Carlo Milanesi ha chiesto giudizio immediato. e Entrambi i NOVAX devono rispondere di atto terroristico con ordigni micidiali esplosivi e porto d'armi da guerra. Nelle scorse settimane, Pluda, dopo aver risposto agli inquirenti in merito agli eventi di quel giorno, ha lasciato il carcere e si trova ora agli arresti domiciliari. Pur ammettendo le proprie responsabilità, Zanardelli si è affalso della facoltà di non rispondere decidendo di ricorrere al Tribunale del Riesame per ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere, una richiesta però rigettata dal tribunale. Plude e Zanardelli lo scorso 3 aprile avrebbero lanciato due bottiglie Molotov contro una delle tenso strutture del Lab. Pluda e Zanardelli inoltre sarebbero stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza di un vicino distributore di benzina dove i due avevano riempito le bottiglie con il liquido combustibile. Nella loro difesa, i due indagati hanno sempre dichiarato di aver agito solo per un atto dimostrativo. E una giovane ragazza di 24 anni, di nazionalità lituana, è stata arrestata con l'accusa di essere colei che ha rapinato una pizzeria lo scorso aprile a Bedizzole. Rapina aggravata e possesso di arma clandestina. Sono i capi d'accusa nei confronti di una donna lituana di 24 anni. La ragazza è stata arrestata nella serata di mercoledì dai carabinieri del comando stazione di Bedizzole. La giovane è accusata di essere l'autrice della rapina avvenuta lo scorso aprile alla pizzeria Punto Pizza di via delle Rimembranze 31 di Bedizzole, quando, armata di pistole con il volto coperto in parte dalla mascherina, sottraeva l'incasso per poi dileguarsi a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata, facendo perdere le sue tracce. Le indagini condotte dalla compagnia dei carabinieri di Desenzano del Gard e dalla stazione dei carabinieri di Bidizzole hanno permesso di raccogliere elementi di prova inconfutabili portando all'arresto della 24enne in quanto ritenuta pericolosa. La svolta nelle indagini è arrivata attraverso una complessa attività di analisi del sistema di videosorveglianza della pizzeria. A questo hanno aiutato le testimonianze raccolte. Dopo aver ritrovato l'arma con la quale l'indagata intimoriva l'esercente, detenuta illegalmente da un parente, il giudice, per le indagini preliminari di Brescia, ha emesso un mandato d'arresto nei confronti della donna. Le manette sono scattate nella serata di mercoledì, quando, la giovane, fino a quel momento irreperibile, è stata fermata e condotta nel carcere di Verziano, e ora in attesa di giudizio. E altre due persone sono state arrestate. Si tratta di due albanesi sorpresi e intenti nell'entrare all'interno di un'abitazione a Manerba del Garda. I carabinieri della caserma di Manerba del Garda hanno fermato e arrestato due albanesi intenti a rubare in un'abitazione della zona. Si tratta di un 49enne e un 48enne già noti per reati contro il patrimonio. I due erano stati notati dagli agenti in servizio vestiti di nero a bordo di una motocicletta. Il passeggero, pensando di non essere visto, aveva scavalcato una recinzione di un'abitazione disabitata per rubare. Il conducente del mezzo veniva invece fermato dagli agenti. Poco dopo toccava anche al complice essere fermato, appena prima di iniziare a derubare l'abitazione. I due venivano trovati in possesso di strumenti di effrazione, in particolare veniva rinvenuto un attrezzo che permette di forare gli infissi e successivamente di aprirli senza fare troppo rumore. Prima di essere ammanettati due hanno posto resistenza, tanto che un paio di carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per alcune contusioni ed escoriazioni. I due erano già stati denunciati a fine estate del 2019 dagli agenti del nucleo radiomobile di Salò, poiché fermati e trovati in possesso di strumenti di effrazione, la stessa dinamica che li ha ricondotti all'arresto. E cambiamo argomento, sono circa una ventina i sanitari sospesi per mancata vaccinazione nelle tre cliniche bresciane del gruppo San Donato. Vediamo. Così come per le altre strutture ospedaliere, le lettere con i nominativi degli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati contro il Covid sono arrivate anche alla direzione delle tre cliniche in capo al gruppo San Donato, vale a dire Sant'Anna, Città di Brescia e San Rocco di Ome. Attualmente, ed è una cifra che sarà destinata a mutare nei prossimi giorni, le lettere sono state una ventina. Stando a quanto comunicato dal gruppo c'è una leggera prevalenza di infermieri, ma figura anche qualche medico e altre figure relative alle varie professioni sanitarie. Le prime pensioni sono partite proprio in queste ore e hanno effetto immediato. Impensabile una ricollocazione che non comporti il rischio di contagio mantenendo le competenze dei singoli elementi. Come più volte ricordato, quindi, da oggi la sospensione è valida senza stipendio fino al prossimo 31 dicembre, oppure fino al momento in cui avvenga la vaccinazione. Stando a quanto comunicato dalla direzione, per il momento si tratta di una percentuale minima che si aggira attorno all'1%. E parliamo ora del carcere bresciano di Canton Monbello, considerato tra i cinque pensate peggiori eh, istituti penitenziari dell'intero stivale. Il sovraffollamento del carcere di cantù un bello numeri impressionanti, c'è il 200% in più di persone rispetto alla Capienza Reale. Nella speciale classifica, il Neri Fischione tra i cinque carceri peggiori d'Italia, denunciarlo è Antigone, l'associazione fondata alla fine degli anni Ottanta, e Baluardo Nazionale per i diritti dei detenuti, che questa mattina ha pubblicato il rapporto di metà del 2021. Brescia figura tra le 11 carceri d'Italia con un tasso di affollamento superiore al 150%, rendendo la vita carceraria invivibile. Attualmente ci sono 378 detenuti su 180 posti. Anche Bergamo, Brindisi, Grosseto e Crotone non se la passano meglio. I dati sono calcolati al 30 giugno 2021 e contano 53.637 carcerati, di cui 2.228 donne, il 4,2%, e 17.019 stranieri, il 32,4%, per 50.779 posti ufficialmente disponibili, anche se, secondo Antigone, il reale tasso di affollamento è superiore. A metà giugno i posti effettivamente disponibili erano 47.445 per un tasso di affollamento reale del 113%. Tra i dati in evidenza c'è il numero dei suicidi, 18, 4 stranieri e 16 italiani, il più giovane aveva 24 anni, il più anziano 56. Nel 2020 i suicidi sono stati 62, 1 ogni 10.000 detenuti, il tasso più alto negli ultimi anni. Un milione di euro da Regione Lombardia è quanto ammonta eh, il eh, beneficio che 17 distaccamenti dei vigili del fuoco di Brescia potranno usufruire a breve. Sentiamo. Sono 59 i distaccamenti dei vigili del Fuoco Lombardi, di cui 17 in provincia di Brescia, con 5 in Valle Camonica e 6 in provincia di Sondrio, che beneficeranno dei contributi regionali da un milione di euro stanziati dalla Regione Lombardia per l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche. E quanto annunciato dall'assessore del territorio e protezione civile Pietro Foroni, lo stanziamento è destinato alle Onlus e associazioni che sostengono le sedi dei vigili del Fuoco Volontari presenti sul territorio lombardo. Delle 56 organizzazioni regolarmente iscritte nell'elenco regionale, ha spiegato Foroni, sono pervenute 59 domande, tutte finanziate entro il limite massimo stabilito dal bando in 25.000 euro. Esprime soddisfazione per il fatto che fra i 59 distaccamenti lombardi che beneficeranno dei fondi, vi siano ben 16 realtà della provincia bresciana che hanno ottenuto complessivamente più di 270.000 euro, ha ribadito il vice capogruppo della Lega in Consiglio regionale Floriano Massardi. Nello specifico i distaccamenti di Bagolino, Chiari, Salò, Desenzano, Edolo, Palazzolo, Villa Nuove Vestone e Vezzadoglio hanno ricevuto circa 16.000 euro. 15.000 euro invece a Breno, 17.000 euro a Ponte di Legno e 20.000 euro a Darfo Buadio Terme. Ieri era l'Overshot Day il giorno in cui il mondo ha terminato le risorse disponibili per quest'anno e quindi da oggi eh, fondamentalmente saremo purtroppo in debito con la terra. Vediamo. Il 29 luglio 2021 cade l'Overshoot Day. Non è una nuova festività, anzi è tutt'altro, si tratta del giorno identificato a livello globale in cui abbiamo consumato tutte le risorse biologiche che la Terra è in grado di rigenerare per l'anno in corso e quindi da domani in poi andremo per così dire in credito iniziando a utilizzare le risorse nel 2022. In realtà la situazione dell'Italia è ancora peggiore se consideriamo che per il nostro paese questo Overshoot Day è stato lo scorso 13 di maggio. Ovviamente si tratta di stime, un'analisi effettuata da Global Footprint Network che si basa su diversi fattori e su vari report delle agenzie internazionali di settore. Fra le tematiche tenute più in considerazione vi è ad esempio la deforestazione o anche i cambiamenti nelle emissioni di carbonio. Questo giorno è arretrato sempre di più col passare degli anni, basti pensare che nel lontano 1970 era caduto il 29 dicembre e quindi a poche ore dalla fine dell'anno vero e proprio. In controtendenza era stato però il 2020. Poiché le restrizioni dovute alle misure di contenimento della pandemia avevano portato questa data al 22 agosto. La graduale ripresa ha però riportato l'Overshoot Day al 29 di luglio, proprio come era stato nel 2019. Sul sito web del Global Footprint Network è possibile anche, tramite un veloce questionario, calcolare il proprio giorno del sovrasfruttamento e scoprire quante terre ci servirebbero ogni anno seguendo il nostro stile di vita. E da prima insieme la pagina dedicata allo sport, lo facciamo tornando sull'argomento di questi giorni in casa Brescia, vale a dire il nodo Jorunen. Il giocatore non si è ancora presentato nemmeno questa mattina agli allenamenti, terzo giorno consecutivo, e i nodi per Inzaghi cominciano ad essere davvero tanti. tipo Inzaghi resta in attesa di nuovi innesti, ma intanto da gestire resta il caso Jorunen. L'assenza ingiustificata del portiere finlandese agita ancora di più i pensieri dell'allenatore Piacentino. Da due giorni l'estremo difensore ha fatto perdere le proprie tracce. Nessuna comunicazione al club sulle cause del ritardo, atteggiamento a mettere il calciatore in una posizione scomoda nei confronti di club e gruppo. Un silenzio a valere più di mille parole ad aprire definitivamente il caso attorno all'estremo difensore bianco-azzurro. A vuoto il tentativo di Inzaghi di far desistere Joronen dal lasciare il Brescia. Il contratto, in scadenza nel giugno del 2023, pone, però, lo scenario futuro nebuloso e di difficile interpretazione. Sul piatto, le offerte latitano al momento, c'è solo un timido interesse di alcuni club della Premier League. Oltre ad un accenno di trattativa con il Milan, alla ricerca di un vice Mike Magnan, il nuovo portiere rossonero. Il rischio è quello di un braccio di ferro tra Brescia e Iorone a non fare bene a nessuno. Al rientro il portiere, quasi certamente avrà un faccia a faccia con la dirigenza, non si esclude anche una multa per l'assenza ingiustificata. E se dietro tutto questo ci fosse un ritorno di fiamma del Venezia? I Lagunari sono sempre a caccia di un primo portiere per giocare la Serie A. Si parla anche di un ritorno di fiamma dell'Udinese stessa. Ed intanto il Brescia è riallacciato. I Rapporti per Vladimiro Falcone della Sandoria, portiere di 26 anni lo scorso anno in prestito al Cosenza. Andiamo in casa della Pallacanestro Brescia. Presentazione ufficiale in questi giorni per il nuovo player development coach che si occuperà del miglioramento individuale dei giocatori della Pallacanestro Brescia, allenata da coach Alessandro Magro. Proprio il tecnico della Germania ha introdotto l'arrivo di Isaac Jenci. Jenkins. La scelta di avere una persona come Isaac eh, all'interno del coaching staff parte, parte molto, da molto lontano. Abbiamo, ci siamo incontrati ieri dopo aver parlato molte volte eh, per telefono su Zoom Call, ma per la prima volta ci siamo, ci siamo trovati ieri sera, siamo stati a parlare con gli altri fino a tardi e la sensazione che ci siamo detti è che sembrava di conoscersi da molto da molto più tempo uh, questo credo che possa nascere solo quando uh, si condividono delle, delle visioni delle, delle idee dei modi dei modi di lavorare So, Hello everybody um, I want to thank ownership I want to thank you know our staff for having me and everybody here in the front office um, my first two days have been great eh, ringrazio naturalmente lo staff per avermi accolto ma anche tutta la gente di Brescia perché mi sono sentito ben accolto fin da subito. Questi primi due giorni a Brescia sono stati fantastici, mi sono sentito il benvenuto e sono entusiasta di questa avventura che per me rappresenta qualcosa di nuovo. Insomma è, è bello arrivare in un posto e sapere di essere ben accolti e ben voluti. About. Spazio alle Olimpiadi. Purtroppo il canoista De Gennaro non riesce a centrare la finale del K1 con tanta delusione per questo sogno olimpico sfumato, ma le possibilità di medaglia per gli atleti bresciani rimangono intatte. La giornata olimpica non ha sorriso gli atleti bresciani. Grande delusione per il canoista di Roncadelle Giovanni De Gennaro. L'alfiere della Leonessa non si è qualificato per la finale a 10 del K1. Tanti e troppi errori hanno costretto De Gennaro a dover rinunciare al sogno di una medaglia, relegando il canoista azzurro in quattordicesima posizione. Per il Carabiniere, l'avventura di Tokyo è già finita. Al termine della sua prova, De Gennaro è parso sconsolato e deluso. Un vero peccato visto l'ottimo secondo posto con il quale si era classificato nelle batterie di qualificazione alla semifinale. Ed invece qualcosa è andato storto, tanto da uscire di scena a testa bassa. Le speranze di medaglie per i bresciani non si esauriscono però qui, grande attesa, per le entrate in scena di Marcel Jacobs e Assem Fofanà. Lo sprinter di Desenzano si schiererà sui blocchi di partenza già domani alle 12.45 italiane per le batterie di qualificazione di 100 metri. Per Jacobs, obiettivo quanto mai prestigioso, nessun italiano è mai entrato in una finale olimpica di 100 metri. Entrerà invece in scena martedì 3 agosto a San Fofanà, che alle 12.10, ora italiana, comincerà la campagna dei 110 ostacoli. Ci riproverà anche Alice Bellandi dopo il settimo posto nei 70 kg. L'atleta bresciana tornerà in pedana questa notte alle 4 italiane per affrontare la qualificazione nella gara mista a squadre. Molto bene Anna Danesi, entrata con la nazionale di pallavolo nelle migliori 8 squadre del torneo a 5 cerchi, grazie all'ennesima vittoria di un grande gruppo trainato da Paolo Egonu, argentina, battuta 3-0. Per Danese un solo punto ma tanta sostanza. Infine grande attesa lunedì per la finale al corpo libero individuale di Vanessa Ferrari. La farfalla di Orzinuovi ha chiuso le qualificazioni. Al primo posto l'atleta bresciana punterà ad una medaglia grazie anche all'assenza della favoritissima americana Simon Biles, ritiratasi dai giochi per mancanza di stimoli. Prima di salutarvi facciamo un salto velocissimo sul nostro sito internet per una notizia appena giunta in redazione riguarda la tragedia di Salone, abbiamo parlato anche in apertura del nostro telegiornale, concessi i domiciliari per Patrick Kessen, quindi leggiamo insieme il GIP del Tribunale di Brescia ha concesso gli arresti domiciliari a Patrick Kessen, il 52enne tedesco che era la guida del motoscafo che sull'acqua del lago di Garda, lo ricordiamo, ha travolto e ucciso la uh, barca sulla quale erano presenti Umberto e Greta, ne approfondiremo Ovviamente, questo argomento questa sera a partire dalle 19 alle 18.35. Spazio come sempre al Calciomercato. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo questa sera alle 19. Rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e live play del nostro sito internet. O riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.